Signori e signori, benvenuti alla 4 Ticino Web TV. Oggi, per la rubrica Libero Pensiero, abbiamo un ospite d'eccezione, il dottor Roberto Ostinelli, medico internista di Mendrisio, che ha vissuto e sta vivendo una storia molto particolare e sta svolgendo anche un ruolo importante per la salute pubblica del nostro cantone. Perché? Perché il dottor Ostinelli, a cui diamo il benvenuto. Grazie per l'invito, è un vero piacere essere qua. Reciproco, benvenuto dottore. Allora, quello che succede è questo. Lei è stato uno dei medici, forse il primo, oserei dire anche l'unico, che si è posto nei confronti di questa dichiarata pandemia in modo, come dire, scientificamente corretto, oserei dire, ovvero ponendosi delle domande. Questo le ha generato una, come dire, reazione mediatica piuttosto forte e poi anche delle vicende che hanno dei risvolti professionali. Ci vuole sinteticamente raccontare un po' i punti chiave, cioè gli elementi, come si sono svolti i fatti e poi ovviamente a che punto siamo oggi. E poi entreremo nel vivo della discussione, per chi non lo avesse capito, parleremo di pandemie, OMS, virus, SARS-CoV-2 e malattia Covid-19 e Covid-20, quelle che verranno. Dottore, ci dica rapidamente cosa le è successo. Tutto è iniziato un anno fa, a marzo dell'anno scorso, quando chiaramente siamo entrati in questa prima ondata di infezione e un po' tutto il mondo, tutta Europa è entrata in un lockdown. Da lì ho iniziato a cercare soprattutto di tranquillizzare i miei pazienti, perché studiando quello che era la situazione ho cercato di dare degli elementi per essere d'aiuto, prevenire. Per esempio, sappiamo bene oggi come la vitamina D ha un effetto molto efficace nelle cure, ma anche soprattutto prima nella prevenzione. Certo. Quindi ho dato tutti degli elementi facendo dei video, pubblicando su dei portali come Facebook e YouTube. E già lì sono stato attaccato brevemente dai giornali. Quindi aspetti, cioè in pratica lei ha fatto informazione. Ho fatto informazione. Allo scopo preventivo. Sono stato subito screditato come se tutto può essere curato con la vitamina C e la vitamina D. Mm-hmm. Cosa che lei non ha detto. Si può prevenire, la vitamina C è anche utile, ci sono anche degli antivirali naturali che aiutano, mm-hmm. Quindi ho dato tutta una serie di elementi per tranquillizzare i miei pazienti e soprattutto, visto che l'ho messo online su, mm-hmm. su dei social network, anche altri. Quindi mm-hmm. ho iniziato a fare una mia divulgazione, ma per tranquillizzare la gente. Okay. Inizialmente mi hanno attaccato un po' in modo ironico, dicendo è come se adesso la vitamina C e la vitamina D curasse tutti. Ed è uscito anche un giornale ticinese con un articolo in prima pagina, a cui poi ho cercato di far capire una serie di cose, ma diciamo è finita lì. Io sostanzialmente ho continuato mm-hmm. a dare la mia opinione, contributo, a informare la gente, anche perché poi verso maggio, giugno sono usciti tutta una serie di studi che hanno ridimensionato le gravità del problema mm-hmm. e come poteva essere curato il SARS-CoV-2. Mm-hmm. Poche persone, diciamo così, del mondo sanitario istituzionale mi hanno ascoltato, mm-hmm. anzi durante l'estate è circolata, diciamo così, un sondaggio per vedere quanti medici si raggruppavano per forzare come opinione dell'ordine dei medici ticinesi l'uso della mascherina mm-hmm. obbligatorio. Mm-hmm. E quindi era uscito prima un comunicato di 300 medici, poi sono diventati 500 e io proprio lì ho dato la mia opinione, che secondo me era sbagliata, anzi potenzialmente dannosa. Mm-hmm. Chiaramente non sono stato ascoltato, nessuno mi ha risposto a questa email interna dell'ordine. Lei, mi perdoni dottore, per chiarire, lei quindi ha scritto e cercato di spiegare dal punto di vista, diciamo, medico-scientifico, che ero critico, perché... La mascherina, certo. In due parole, perché la mascherina secondo lei fa male? Ma diciamo, in certe situazioni la mascherina può essere utile, soprattutto quella ospedaliera, ci mm-hmm. mancherebbe. Certo. E lì si appoggia proprio a questo studio dell'Lancet uscito nel giugno scorso, dove hanno fatto una meta-analisi e la maggior parte degli studi erano tutti studi ospedalieri, dove si dimostra che ovviamente la mascherina serve per proteggere il mm-hmm. personale e evitare le diffusioni.
però non puoi prendere pari pari questi studi e metterli nella comunità. Certo. Perché la gente non è formata a usare una mascherina. Certo. Poi cosa abbiamo visto? Non lo fai in modo sterile sicuramente. No. Ma poi abbiamo, sotto il gomito. Abbiamo così. Visto, certo, no? Poi abbiamo visto cosa è successo a settembre. Sì. Il Consiglio federale inizia a obbligare l'uso della mascherina sotto una spinta del mondo sanitario. Per questo studio che era uscito a giugno, e quindi sui mezzi di trasporto è iniziato l'obbligo dell'uso della mascherina. E questo ovviamente ha comportato un'immediata riduzione del 70% dei casi? No, anzi. Aia, come anzi, mai? Io sono critico perché può essere stata anche l'inizio di un'esplosione. Mm-hmm. Perché è giusto che nell'ambiente stretto, come magari accalcati su un bus, un treno, metti una mascherina. Ci sta. Ma però devi dire alla popolazione che una volta che scende da lì, quella mascherina va buttata. Nel cestino. Assolutamente sì, perché se te la tieni ancora addosso, se te la metti in tasca, nella borsetta, alla fine è infetta. È infetta. Certo. E quanto tempo la usi? Sì. Più la tieni, più rischi poi di infettarti, perché su quella mascherina all'esterno ci sono i germi. Certo. Quindi questo è stato, secondo me, una gravissima mancanza. Poi l'obbligo si è esteso sempre di più. E le false sicurezze della mascherina... Sì. Perché poi ai generi false sicurezze, infatti la mascherina l'abbiamo portata avanti tutto l'inverno, addirittura forzando anche con obblighi... Sì. Che all'aperto anche. Non sono dati all'aperto. E però abbiamo avuto un'ondata enorme nella seconda durante l'inverno, molto di più della prima. E le differenze sono due. Una, che non c'è stato un lockdown totale, e due, che c'era un obbligo di mascherina. Quindi in questi due elementi qualcosa non quadra. Però sono usciti anche degli studi che hanno detto che il lockdown non serve per frenare il virus, posticipa solo la crescita, curva. Esattamente. Quindi perché viene usato il lockdown? Scusate, comunque... per chi non sapesse l'inglese, certo, e forse è meglio dire che lockdown... E in italiano si traduce coprifuoco, diciamo, quindi chiusura dove non puoi uscire, che in Svizzera è stato un coprifuoco parziale, leggero, in altri paesi totale, senza arrivare agli estremi di quelli che sono stati proprio... Però nella nostra vicina Italia le persone venivano arrestate se circolavano al di fuori degli orari stabiliti, perché sappiamo, lo ricordiamo ai nostri lettori, che il... virus SARS-CoV-2 di solito dopo le 22 diventa terribilmente contagioso e ha fino alle 6 di mattina più o meno, giusto? Sì. Studi medici hanno dimostrato che la SARS-CoV-2, il SARS-CoV-2 è devastante nelle ore notturne e quindi giustamente hanno deciso di chiudere in Italia durante la notte la circolazione delle persone, perché gli effetti di questo virus sono devastanti. Al di là del sarcasmo, torniamo sul punto. Ma torniamo adesso un momento sul punto della sua storia, perché così la concludiamo e poi entriamo nello specifico degli argomenti. Allora, lei quindi ha cercato di fare informazione, fornendo delle prove, degli studi o semplicemente ponendo delle domande, e noi abbiamo visto che è stato invitato a un programma televisivo di una nota rete, che adesso non citiamo perché non vogliamo inferire, una nota rete televisiva privata ticinese, è stato intervistato. E che cosa è successo in questa intervista? Perché questa intervista è importante per lei e per noi tutti? Beh, perché diciamo così, l'intervista è seguita pochi giorni dopo all'uscita su un portale sempre facente parte degli stessi gruppo, in cui è stato fatto un servizio su di me, contro di me, screditandomi, dando una serie di informazioni che poi erano anche false, l'hanno messa in malo modo, e da lì è iniziato anche poi la mia battaglia per difendermi da quello che è stato fatto. Certo. E quindi poi il tutto, oltre a essere andato sui media, perché... tutto TG, che replicano ovviamente, ne ha parlato, è arrivato in televisione e l'emittente televisiva in questione ha voluto poi fare anche una trasmissione. E in questa trasmissione è stata calcata ancora la mano, cercando quindi di non screditarmi. Era riabilitarla, ma no, il contrario. Però da lì, diciamo così,
Sicuramente era il mese di novembre questo, e anche perché io da settembre tutta l'incoerenza proprio di questi studi, no, che prima si faceva con sarcasmo, no, di quali sono gli studi che dimostrano, non ci sono, c'è dietro veramente una scientificità di certe procedure. Io ho detto, guardate che però ci sono elementi scientifici che erano già noti da agosto, eccetera, dove per esempio erano legati determinati aspetti sui tamponi nasali che vengono fatti, le amplificazioni eccessivi di questi cicli che fanno. E da lì ho detto, basta, adesso si può, anzi si deve veramente cambiare direzione per aiutare il popolo ticinese. Certo. E quindi, diciamo così, ho intensificato il modo con cui cercavo di arrivare e probabilmente qualcuno ha dato fastidio e ha voluto colpirmi. Da lì via, ecco, diciamo che io ho preso a cuore questa mia missione. Quindi quello che era, mi perdoni se la interrompo, quello che era la sua normale attività di medico, la sua normale disciplinata, diciamo disciplinato rigore etico, deontologico, professionale, a causa di questi attacchi è diventata una missione, giusto? Esatto, cioè certo. un dire, ok, non è che lo faccio perché è il mio lavoro, l'ho sempre fatto e lo farò, ma lo devo fare per nell'interesse collettivo, è corretto? Certo, anche perché i miei pazienti che avevano problemi infettivi, li ho curati tutti con tranquillità, dando loro una serie di informazioni e con e che terapia. Risultati, se posso chiedere? Il risultato è che nessuno è finito mai in ospedale. Nessuno. Ma perché ci vuole relazione medico-paziente? Infatti, ci vuole questo è un vicinanza. Punto. Questo è il grosso problema che è avvenuto. Creare questa distanza tra il paziente e il proprio medico, creando magari anche questi centri che gestivano i tamponi, che ti davano poi dei risultati e poi ti dicevano adesso stai a casa. Sì. Che, no? Creando, creando distanza, cioè un problema può essere stato la distanza medico-paziente, ma anche diciamo così l'eccessiva vicinanza paziente-ospedale. E dopo, se le cose vanno male, diventa l'eccessiva vicinanza. Esatto. Quindi dopo è tardi, no? E io glielo dico per esperienza personale, perché ho perso mio fratello, una persona a me molto cara, naturalmente, proprio per una malattia nosocomiale in epoca non sospetta. Quindi non anche se malattia polmonare contratta in ospedale, perché lo ricordiamo ai nostri diciamo spettatori, l'ospedale è uno dei principali veicoli di infezione e di complicazioni. Cioè, già i pazienti sono a rischio, hanno comunque delle debolezze e purtroppo poi si sa che l'ambiente ospedaliero ha un rischio infettivo, germi ospedalieri sono molto più resistenti, c'è cioè comunque la fragilità il delle virus persone. Il batterio della polmonite, lo pseudomonas ospedaliero è praticamente, non c'è antibiotico che ci protegga. Tornando quindi sul punto, quindi lei ha inasprito, chiamiamolo così, la battaglia. E questo ha portato delle conseguenze sul suo... Sì, perché comunque cosa le è successo? Mi è stato detto, sì, certe cose le puoi dire a casa tua, nel tuo studio, non hai un mandato per dire queste cose pubblicamente. E nonostante... Perché? Ah, questo non sta a me. Io recentemente ho studiato la Costituzione, mi sembra di aver letto, ma forse ho letto male, che esiste la libertà di pensiero, giusto? E di espressione. Ma per tutte le persone. Tutte le persone in questo periodo, in questo anno e mezzo, infatti, hanno comunque ricevuto... Le hanno silenziate. Esattamente, tutti. Sì. Io chiaramente poi esponendo in questa forma, ho ricevuto quello che è successo, quindi delle sanzioni per avere... Dall'Ordine dei Medici, del Canton Ticino. Ok. E per aver detto queste... affermazioni diverse, diciamo così, dall'informazione mainstream, dall'informazione delle autorità sanitarie, semplicemente cercando di dire ciò che gli studi scientifici stavano iniziando a dimostrare, in modo critico cercare di aiutare il popolo a essere curato in un modo diverso. Purtroppo questo non è accettato e mi è stato detto che appunto nel mio studio posso fare quello che voglio, ma non ho un mandato per dire certe cose in pubblico. Non lo so perché un medico, oltre a una persona che ha il diritto del libero pensiero, poi va fatto certo, nel come modo cittadino. Giusto, ma il medico ha il dovere etico e morale di avere un pensiero critico, di manifestarlo e di discuterlo in modo anche scientifico. Faccio così perché
La scienza oggi la scienza in quest'ultimo anno non è stata scienza, è stata mediatizzazione, perché la scienza non ha mai censurato. Però si è arrivati a censurare opinioni, non dello Stinelli, che comunque è un medico di famiglia, che si è informato, ha studiato alcune cose, no, di ricercatori, di virologi, di premi Nobel. È stato messo alla berlina come un vecchio rimbambito che non capiva. E anche per queste ultime cose dei vaccini, io ho conosciuto anche di persona Marion Henrion-Code, questa ricercatrice francese che da 10 anni lavora, o di più, anche nel mondo del... diciamo così, delle terapie a mRNA, da quando sono state proposte ha iniziato anche lei una battaglia ed è stata veramente massacrata praticamente per dire guardate, fate attenzione, queste cose le stiamo usando per le terapie diciamo contro il cancro, di persone malate, qui state facendo un processo su gente sana. Su gente sana. E quindi poi capisci che se questo processo lo possiamo magari anche accettare per la persona anziana che è istituzionalizzata in casa per anziani perché vogliamo proteggerla, non vedo il motivo perché dobbiamo proteggere persone sane sotto i 60 anni, che poi ragazzi, rischiano anche di morire, come è successo, che non hanno neanche nessuna evoluzione grave e chiaramente mortale. Bene, allora, quindi siccome gli argomenti sono tanti, chiudiamo un attimo la sua vicenda personale. Sinteticamente, oggi a che punto è la sua vicenda personale? Così chiudiamo l'argomento e poi entriamo nel vivo delle questioni Ad macro. Oggi sono stato appunto nel mese di febbraio richiamato all'ordine, esatto, di una sospensione dall'ordine di 3 mesi con una multa a cui chiaramente ho fatto ricorso. Naturalmente. Il ricorso è in corso. Consultazione all'organismo superiore che è la federazione, l'FMH, la federazione dei medici. E vediamo quando danno risposta. Cosa diranno? A livello mediatico lei ha fatto delle denunce ai giornali? Sì, io poi quello che ho fatto è dare tutta una documentazione medica, scientifica, raccoglierla in 26 pagine e l'ho inviata al governo svizzero come petizione. Sì. E questo era dicembre 2020, sono passati oltre 6 mesi. E ad oggi nessunissima risposta. E ci credo che fanno fatica a rispondere. Certo, anche perché le cose che ho scritto a dicembre oggi si sono ancora più verificate su quello che sono di nuovo i cicli di amplificazione dei tamponi, tutta una serie di altre cose. Allora, adesso, bene, intanto ovviamente le auguriamo che la giustizia nel senso della deontologia professionale vinca e che quindi quello che lei ha fatto, cioè l'agire nell'interesse del paziente, della popolazione, sia quello che... Ecco. Adesso gli argomenti sono tanti, quindi cerchiamo di trattarli. Allora, esiste un pensiero che prevede, ormai tutti lo ammettono, l'esistenza di un'azione organizzata, ordinata, decisa da misteriosi poteri forti che sono i complottisti e diciamo che sono poi diventati i negazionisti, cioè quelli che ordiscono un complotto e impediscono il dibattito. Qualcuno diciamo della popolazione, di tutti noi, ritiene che esistano questi soggetti, che probabilmente abbiano il controllo dell'OMS, che abbiano il controllo dei media e che abbiano, l'accusa principale va verso il signor, la fondazione di Bill Gates, Bill Melinda Gates, eccetera, che sono tra i principali, ma non gli unici, accusati di questa cosa, e quindi, come dire, c'è questo complotto. Dall'altro lato, ovviamente, ci sono le persone che utilizzano l'intelligenza normale e cercano di trovare nei fatti non di lobby medicali o di lobby pseudoscientifiche o di case farmaceutiche, ma nei fatti statistici, nei fatti dell'esperienza diretta, cercano di trovare delle evidenze che dimostrino l'esistenza di questo complotto oppure la non esistenza del complotto ed eventuali errori di valutazione che sono stati fatti o finanche capire che effettivamente
viviamo nel migliore dei mondi possibili e che tutto quello che è stato fatto era meravigliosamente perfetto. Allora, questo è un problema. Innanzitutto io le chiedo, e ovviamente è la sua opinione personale, di persona e non di medico. Quindi, ai fini dei nostri amici dell'ordine, stiamo parlando della persona, quindi si tolga il cappello del dottore e si metta il cappello del cittadino. A livello di persona, quindi di cittadino, lei ritiene che sia possibile che ci sia un qualche diciamo organizzazione, un qualche intento di creare questa situazione, oppure si è creata per inettitudine? Allora, io penso che sono entrambe le cose. Tutte e due le cose, ok. Inettitudine poi magari va specificato. Sicuramente ci sono degli interessi globali che hanno manovrato tutta una serie di eventi e lo stanno facendo da decenni, come uh-huh. degli elementi che stanno emergendo. Inizialmente si è anche sul virus detto è un'anomalia che arriva il pangolino, il pipistrello. Oggi sta uscendo che ci sono uh-huh. stati delle manipolazioni, anzi l'avevano già detto, però quando l'ha detto quando il professor Montagnier l'hanno segato censurato sì. Perché ci sono tracce di manipolazione, certo. Ci sono tracce di segmenti di virus HIV all'interno uh-huh. di questo SARS-CoV-2. E anche adesso sono usciti informazioni dove sembra davvero che a Wuhan hanno organizzato questi cambiamenti genetici. Sì. Il terribile Fauci l'ha ammesso, quindi. Hanno trovato per esempio queste email, quindi mm-hmm. allora qualcosa, mm-hmm. adesso è difficile dire chi organizza tutto, mm-hmm. e non vorrei neanche entrare in questo, no, perché no, poi no, in un attimo ti dicono che sei un complottista, ma ci sono... Complottisti sono loro, casomai. No, però ribaltano sempre le cose. Ribaltano le cose. Però, diciamo, ci sono tutti degli elementi collegati all'alta finanza, al okay. controllo. Certo. E in effetti stiamo già vedendo cosa sono le sequele, no? Il vaccino, il Green Pass, e quindi questo è un progetto di controllo mm-hmm. della popolazione. Ok. Con quali scopi? È difficile dirlo. Sicuramente il denaro, se segui i soldi, trovi sempre delle piste. Certo. Però, ecco, non vorrei andare in questa direzione. Mm-hmm. L'altro, cosa vuol dire l'inettitudine? L'inettitudine è la fiducia che nei decenni si è creato nel sistema sanitario con le istituzioni di rango superiore. Mm-hmm. Quindi diciamo il governo dice ma non può essere che l'OMS agisca contro l'interesse della popolazione. Per cui tra credere a Marco Cassiano o a Roberto Stenelli che mi dicono che forse c'è qualcosa che non va, io nel dubbio credo all'OMS. Credo all'OMS, ma perché comunque in questi ultimi 15 anni delle minacce pandemiche sono arrivate. E quindi ogni Stato ha creato, chiaramente con una necessità politica, mm-hmm. e politica anche sanitaria, di protezione della popolazione, dei protocolli per gestire l'eventuale grande pandemia che ipoteticamente, come qualcuno profetizzava già da tanto tempo, prima o poi sarebbe arrivata. Mm-hmm. Beh, hanno fatto la simulazione a luglio del 2019, hanno creato questa pandemia. Ho fatto un test di come si fa. Sì, vediamo come va. Poi visto che quella funzionava... è forse il test finale. Sì, praticamente, ma è stata preparata 10 certo, anni prima. Certo. E quindi in questa situazione, quando costruisci dei regolamenti di azione, dei protocolli, e poi ti fidi politicamente e a livello sanitario, mm-hmm. anche perché poi la medicina, diciamo così, ha intrecciato diciamo collaborazioni con le industrie molto strette almeno da 30 anni, dove mm-hmm. l'industria è il principale, oltre allo Stato, che magari con dei protocolli di ricerca diciamo dà soldi per la ricerca, ma il foraggiatore principale per le ricerche universitarie spesso sono le industrie farmaceutiche. Certo. E quindi si crea una stretta collaborazione tra medici, professori, che diventano key opinion leader delle ditte farmaceutiche, perché alla fine non è che ovviamente la ditta farmaceutica se ne prende, sì, se l'inventa, deve prendere gente che ha già una sua autorevolezza negli vari ambiti. Chiaro. E si creano questi partenariati. A quel punto diventa complicato essere esatto. liberi. Essere totalmente liberi di dire la propria, perché se alla fine tutto dipende anche, i miei progetti
di ricerca, il mio ospedale universitario, dipende da una serie di cose, beh, la partnership è quella lì. Mm-hmm. E quindi questo modo di lavorare con una medicina che, lo si dice, basata sull'evidenza, evidence-based medicine, mm-hmm. ha creato sempre di più dei protocolli in cui noi curiamo le persone con quei prodotti che l'industria ricerca con la partnership di autorevoli professori. Certo, che non sempre è nell'interesse del paziente. Che, come certi studi hanno già detto, la metà di questi studi sono inficiati da interessi economici. Certo. E questo non lo dico io, ci sono studi che sono stati scritti proprio in questo, su tutta una serie di studi scientifici che emergono su autorevoli riviste. Sì. Non parliamo del caso del Lancet, che è stato tirato fuori lo studio e poi ritirato dopo, in un attimo, no? Dopo su pochi giorni, perché era una tale... clorochina. Sì, sì. Però tutto questo ha creato delle partnership, delle autorevolezze interne in cui una persona ha un peso così forte, certo, che se dice la sua condiziona tutto. Chiaro. È che se quella persona lì, l'Anthony Fauci di turno, ha degli interessi, ha degli, diciamo, interessi così, o comunque ha delle idee, mm-hmm, può fare dei danni inenarrabili. Dei danni in tutta la filiera, chiamiamola. Bene. Filiera, okay, che quindi arriva fino ad ogni nazione e ad ogni, chiamiamolo così, medico che lavora in un territorio. Poi ci sono dietro anche altri aspetti di condizionamento politico, non certo voglio parlare di questo perché non è il mio campo, ma anche se l'ho approfondito, la politica è paralizzata mm-hmm, da veramente tanti anni. Io sì, la vedo qui in Svizzera, ma un po' dappertutto, si fa fatica a fare dei cambiamenti perché sì, non li si vuole veramente. Certo. Le do una notizia. Allora, io mi sono informato, nella nostra vicina Italia c'era stato un caso abbastanza importante che è significativo. C'era stato un piano pandemico scritto un po' di anni fa che non è stato più recentemente aggiornato, ma la cosa interessante è che chi è andato a recuperare questo piano pandemico ha scoperto che gli esperti che avevano scritto il piano in un periodo non sospetto, in cui, diciamo, non c'era probabilmente questa pianificazione di quello che poi è successo, hanno scritto che il coprifuoco, le restrizioni alla circolazione e queste misure estreme erano consigliate solo per periodi limitatissimi, massimo 15 giorni, mi sembra di ricordare, e comunque solo in territori circoscritti dove si fosse evidenziato un particolare focolaio. Piano che è stato ignorato, che non è stato né aggiornato né applicato, e sono stati presi per buoni invece gli intendimenti della famosissima tachipirina e vigile attesa che ha ucciso, io non so quanti milioni, centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Perché, dottore, secondo lei tachipirina e vigile attesa è la peggiore delle cose da fare? Allora, innanzitutto, come medico, quello che cura una persona, è vero che si fa credere alle persone che la statistica, la scienza, che, come detto in questo, evidenza, è un'evidenza statistica, è la migliore cura che ci possa essere perché è dimostrata. Non è vero, o meglio, è solo parzialmente vero, perché quello che crea la guarigione o comunque la cura di un paziente è la relazione di fiducia. Mm-hmm. Perché se tu non hai fiducia in una terapia che qualcuno ti somministra, non hai la fiducia in quella persona, non è detto che tu sopporti quel medicamento. Mm-hmm. Ci sono degli aspetti psicosomatici che sono estremamente importanti da considerare, perché il terrorismo, la paura, ti annebbia la mente, crea uno stress immunitario, queste cose... Sono anche scientificamente nelle neuroscienze, sì, si chiama apnei, psico, neuro, endocrino, immunologia, vuol dire che la psiche e l'emotività, la paura soprattutto, che è deleteria al terrore, blocca, stressa il sistema neurovegetativo, ormonale, e blocca l'efficacia e l'equilibrio della reazione immunitaria. Certo. Quindi questa... Si diceva, mi scusi, anticamente... di che è morto? È morto di dolore. Questa è una cosa che noi ci dimentichiamo. Io l'ho vissuta personalmente perché ho visto persone a me care che sono morte di dolore, cioè persone sane, senza alcuna patologia, che si sono ammalate solo per la sofferenza che stavano vivendo. Certo, sì. E sono morte oggettivamente, obiettivamente, con tanto di diagnosi medica, per dolore.
Cioè, la sofferenza psicosomatica psichica ha creato degli effetti somatici devastanti che possono portare anche certo, alla morte. Certo, io lavoro da oltre 10 anni, sono un medico internista, ho fatto il medico di famiglia, lo faccio ancora, ma ho evoluto il mio modo di curare, quindi utilizzo terapie, chiamiamole così, frequenziali, bioenergetiche, perché ho studiato cosa ci sta dietro la biofisica, lavoro anche a livello dei conflitti inconsci delle persone in ambito psicoanalitico emotivo, quindi questo è il mio campo, e quindi so come aiutare le persone a curare una serie di patologie che spesso una pastiglia non ti aiuta. Certo, quindi questo è un aspetto. E quindi in questa situazione la cosa importante per la gente era avere il proprio medico vicino. Se tu crei una distanza di 24 ore perché attendi il risultato del tampone, quando hai il tampone positivo, diceva signora stia a casa perché vediamo come va in 2 giorni, prenda il paracetamolo, la tachipirina, la Falgan. Questa terapia allontana la persona per circa 3 giorni. Magari un giovane non succede nulla. Ma un anziano, una persona anche magari con patologie, solo di 60 anni, che è iperteso, diabetico, eccetera, con magari una carenza di vitamina D, questa cosa, più la paura, può portarlo poi ad avere un aggravamento. Sì, sì. E nel momento dell'aggravamento cosa succede? Non respiro bene e vado in ospedale, anche certo. Altra distanza. E questo poi la gente se lo racconta e ha creato un'onda di terrore che nella seconda ondata di questo inverno ha portato un aumento dei casi. Sì, che poi mi perdoni se la interrompo, ma una questione tecnica, medica. Mi pare di aver capito che l'intubamento, diciamo, di massa sia stato primo un errore di valutazione, perché non essendo state fatte le autopsie all'inizio si pensava che fosse una malattia di origine polmonare ed invece era una malattia infiammatoria, mi corregga se sbaglio. Giusto. Ok, quindi essendo una malattia infiammatoria e vascolare, c'è uno studio che è uscito, adesso mi ricordo, aprile-maggio. Okay. Infiammatorio vascolare, trattata in modo invasivo a livello polmonare, chiude i vasi, quindi peggiora la situazione. Ok, quindi allora, questo errore, qualcuno pagherà, poi ne parleremo, però intanto è stato un errore. Beh, diciamo così, cioè, la prendere medicina in un momento stressogeno come può essere un'epidemia e tutto, chiamiamolo così, l'isteria che si è creato, diciamo così, può fare degli errori. Ma la cosa principale è che devi permettere ai medici di fare poi l'indagine. Sì, ma se io vieto le autopsie... Esatto, l'autopsia, che è l'analisi patologica di un decesso sconosciuto, è fondamentale per comprendere la malattia come avviene. Okay. E in Italia è stata proibita. Sì. Dici, ma com'è possibile che impedisci alla medicina di fare il proprio lavoro? Perché è da lì che poi comprendi la malattia. Poi qualcuno l'ha fatto illegalmente, da lì si è scoperto la trombosi, hanno dovuto abbassare le pressioni di ventilazione, o magari non più intubare, fare anche solo delle ventilazioni non invasive. E questo poi la medicina l'ha ha agito in un miglioramento. In effetti già dalla prima ondata a dopo l'estate ci sono degli studi inglesi che si è visto che la mortalità in cure intensive si era ridotta a un terzo. Chiaro, basta non stressare i pazienti oltre ciò. Esattamente. Però diciamo così, la medicina acuta in ambito intensivo, adesso io non sono esperto, è già, come posso dire, il fallimento delle cure iniziali. Di tutto quello che viene lì prima. Si potrebbe arrivare, riuscire a non far arrivare le persone lì. Certo. Perché lì poi dopo non è detto che si riesce ad aiutare tutti. Ecco, a tal proposito, ci sono, diciamo, diversi medici, ricercatori, che hanno presentato non tanto degli studi, ma delle proprie esperienze pratiche, cioè che hanno preso dei pazienti, li hanno curati, in due modi. Sono stati, diciamo, senza arrivare al caso della plasmaferesi, mi pare che si chiama, che quel medico di Pavia, quei due medici di Pavia, De Donno, sono stati indagati dai carabinieri, sono arrivati i carabinieri che li hanno perquisito i loro studi, i loro laboratori e così via. Questa cosa ci ha fatto riflettere, dico, ma perché un dottore che scopre una cura possibile, che funziona, in un momento di emergenza massima gli si mandano i carabinieri? Questo io lo dico ai complottisti che ci ascoltano, fatevi qualche domanda, perché evidentemente se io sono un dottore e dico guardate, io modestamente ho fatto questa cosa che si faceva già
ha funzionato. Anche perché una cosa che a livello immunologico sì. È conosciuta. Ho salvato delle persone, scusate, potrebbe essere utile, lo faccio sapere. Sono andati medici da tutto il mondo a Pavia a farsi dire come si fa e arrivano i carabinieri e ti perquisiscono. Chiusa parentesi. Però ho sentito parlare che ci sarebbero due farmaci, l'ivermectina e l'idrossiclorochina, che rispettivamente hanno uno, diciamo, una potenza di terapeutica preventiva e post malattia abbastanza efficace, che ci sono dei medici che già la stanno usando, e l'ivermectina che nelle famose 24-36 ore, idrossiclorochina, nelle 24-36 ore ai primi sintomi pare che abbia efficacia, eccetera. A lei cosa risulta? Diciamo, ha avuto modo di utilizzare, di leggere degli studi? Qual è la sua esperienza su questi farmaci? Sì, come detto, io ho preso cuore la tematica e ho guardato quello che arrivava a livello scientifico sia per l'idrossiclorochina che per l'ivermectina, che sono due farmaci estremamente efficaci, ma anche questi devono essere usati nel momento giusto. Quindi col medico? Esatto. Vicino al paziente. Esatto. È vero che personalmente non ho mai dovuto prescrivere idrossiclorochina. Perché? Perché ho prevenuto e ho curato subito. E se fai questo, la gran parte delle persone non ha dei corsi neanche di sviluppo di polmoniti. Ah. È chiaro che se arriva una polmonite, tipicamente bilaterale, allora lì bisogna iniziare ad agire. E anche lì ci possono essere dei protocolli in cui è già stato ben testato che un antibiotico e cortisone frena la situazione. In certe situazioni si può aggiungere appunto anche l'idrossiclorochina, l'ivermectina. Non ho esperienza personale perché non sono mai arrivato lì. Ah, cioè lei mi sta dicendo, se ho capito bene, che addirittura semplicemente svolgendo il lavoro di medico, di base, diciamo così, il lavoro basico del medico, cioè seguire il paziente, e adottando tempestivamente delle cure super tradizionali, il paziente non arriva nemmeno alla fase in cui ha bisogno di farmaci più potenti. Esatto. Questo sta dicendo. Esatto. Chiaro che se però abbiamo dei pazienti molto fragili, in quel caso magari hanno problemi cardiopolmonari o hanno delle malattie asmatiche molto forti, allora magari devo subito, non aspettare 3 giorni, certo, con agire immediatamente naturale, solo del N-acetilcisteina e un antinfiammatorio, ma magari dare subito del cortisone, un antibiotico, certo, e magari proprio per questa efficacia antinfiammatoria molto forte usare l'idrossiclorochina e l'ivermectina. Certo. Personalmente non l'ho mai dovuto fare. Benissimo. Però penso che una buona notizia per della sensibilità, della relazione medico-paziente, perché conosci il tuo paziente, dici no, io in questa situazione magari la metto subito. Certo, esattamente. Quindi ci sta, gli studi hanno ben dimostrato sia sull'idrossiclorochina che l'ivermectina che è efficace. Studi, ma più che altro esperienze pratiche. Perché studi intendo proprio esperienze, esatto, studi clinici. Esatto, clinici. Sì. Esatto. E quindi sicuramente non laboratori di ricerca, parliamo di medici clinici che la usano, che hanno creato protocolli in cui hanno testato l'uso e il placebo, quindi il dare in più l'idrossiclorochina rispetto a un placebo, e hanno visto che l'idrossiclorochina migliora, così come l'ivermettina, il decorso. Io so che appunto sempre nella vicina Italia, che è sempre sotto l'occhio del ciclone, perché oltre ad avere dei numeri abbastanza importanti in termini di persone, ha anche ovviamente un numero di medici e di identità diverse che si scontrano, anche perché è stato un paese più danneggiato di noi dal punto di vista economico, devastante, quindi ovviamente ha scatenato un putiferio. So che ci sono dei medici che stanno usando l'ivermectina, ma che questa ivermectina è stata dichiarata che non può essere utilizzata, addirittura pare che stiano bloccando la vendita e la distribuzione del farmaco, eccetera eccetera, tant'è che loro mi hanno detto, perché uno di questi dottori è un mio amico, mi ha raccontato che loro riescono a dare ai loro pazienti l'ivermectina come preparato galenico, cioè sostanzialmente si mettono d'accordo con le farmacie, mandano i principi attivi, preparano questo preparato in farmacia e poi lo possono finalmente somministrare ai pazienti. Allora, ancora una volta, a chi cerca di analizzare queste cose, domandiamo:
Ma è possibile che se migliaia di dottori stanno usando con efficacia un farmaco che costa pure poco, mi pare di capito, perché qualcuno, l'OMS e dintorni, le varie organizzazioni vogliono bloccarlo? Non viene la domanda che forse ci sia l'interesse che la gente stia male per mantenere alta la paura e quindi, e arriviamo all'ultimo punto, al Dio vaccino? Allora, questo Dio vaccino, che poi forse un vaccino non è, non ho ben capito, perché qualcuno dice che in realtà non è un vaccino, è una terapia genica. Lei come medico, fermo restando i limiti che le hanno imposto, cosa pensa? Cioè, questi preparati sono più o meno 4-5 tipi diversi. Sono dei vaccini tradizionali o sono qualcosa di nuovo o di diverso? Allora, sicuramente chiamarli vaccini, come l'ho già detto in televisione, io non mi sento di chiamare questo un vaccino. Ok. Chiamarlo terapia genica, magari anche lì un esperto, come mi hanno detto in TV, le terapie geniche sono diverse, va okay. Bene. Che cosa sono? Allora chiamiamolo così, preparati. Usare l'RNA sì. Per far sintetizzare alle nostre cellule una proteina, okay. Quella proteina S, proteina Spike, sì. Che in sé permette l'identificazione da parte del nostro sistema immunitario per sostanzialmente bloccare la malattia. Mm-hmm. Ok, aspetti, quindi provo a tradurre per il pubblico un attimo. Allora, in sostanza, questi, diciamo, preparati, che cosa fanno? Per chi non l'avesse ancora chiaro, cercano di, come immaginiamo che noi inserissimo nel nostro organismo, un libretto di istruzioni per il nostro sistema anticorpale, lei mi corregga se dico una sciocchezza, diciamo, guarda, io ti do un manualetto d'uso, tu te lo leggi, così quando vedi il SARS-CoV-2 che entra nell'organismo e cerca di moltiplicarsi, sei già pronto. Lo riconosci, lo arresti, lo porti subito in prigione e quindi non ti viene fuori la malattia COVID-19, eccetera. Questo sarebbe l'intento teorico. Hanno prodotto due tipi di sostanze, okay. Una che è l'iniezione diretta della proteina Spike, che okay. Quello è il classico vaccino, se non faccio nomi di aziende, okay, okay. No? Ma ci sono, okay. Quindi vaccini che mettono, come si è sempre fatto, okay. Un antigene, la proteina sì. Spike, all'interno del corpo, il sistema immunitario la vede, inizia la reazione. Okay. E poi ci sono questi due vaccini nuovi, mm-hmm. Che sono invece terapia RNA. L'RNA okay. È un codice. Il libretto di istruzioni, esatto, diciamo. Che poi le nostre cellule leggono, mm-hmm. E producono loro la proteina, okay. Che poi espongono alla superficie cellulare e in quel momento poi il sistema immunitario la vede e dice è qualcosa di strano e, lei, e okay. Faccio la reazione. Che però funziona, da quello che ho capito, solo per, come dire, delle particolari tipologie di SARS-CoV-2 che sono riconosciute e riconoscibili. Quando arrivano delle nuove varianti, le cosiddette varianti, non è sicuro che vengano riconosciute, esatto. E quindi si rischia che questa preparazione o pseudo vaccino che sia non funzioni di fatto. Esatto. Ci sono due problematiche, okay. Uno che non funziona e uno che succede qualcosa di peggiore. Ah, la tempesta citochimica. Esattamente, esatto. Che si chiama ADE, Antibody mm-hmm. Dependent Enhancement. Enhancement okay. Vuol dire amplificare. Amplificazione. No? Amplificazione. Sì. Più forte, ma perché il sistema immunitario iperreagisce. Mm-hmm. Ricordiamoci questa proteina S. Mm-hmm. La proteina S, dagli studi che sono stati fatti e sono usciti in questo ultimo mese di aprile-maggio, è la causa dell'infiammazione. Ok. Ah, e quindi io me la metto nel sangue? Esatto. Lì la reazione infiammatoria e iperinfiammatoria che il SARS-CoV-2 ha è data dalla proteina S. Che io ricevo un'iniezione in alcuni di questi preparati. La questione è, il virus quando entra di te, quanta proteina S porta? Se mm-hmm. ne porta tante, ipoteticamente, se tu sei anche, hai un sistema immunitario iperinfiammante, è possibile che fai una reazione molto intensa mm-hmm. E magari hai il tuo effetto grave di fare una polmonite, eccetera. Mm-hmm. La questione è, quanta proteina S mi inietti nel vaccino? Non mm-hmm. me ne puoi mettere troppa, sì. Altrimenti mi crei la malattia. Idem se metti la proteina, idem se metti un RNA che la fa produrre. Uguale, potrebbe produrne troppo. Il problema è che chi fa questo non sa mai
ogni singola persona, singolo individuo come reagisce, certo, a questo. Mm-hmm. In effetti c'è un dibattito di dire le persone ammalate di SARS-CoV-2 devono ancora vaccinarsi, perché c'è il rischio che lì il sistema è molto ipervigilante, fa una, certo, ADE. Ma non viene fatto un test prima? Non c'è possibilità. E quindi? Non c'è possibilità. Allora hanno detto sì, forse chi è stato vaccinato fa solo un vaccino, chi, vabbè, non, sì, è stato, cioè chi ha fatto, sì, la malattia, sì, fa solo un vaccino, chi, sì, non l'ha fatta ne fa due, ma no, sì, poi dai, ne fa tre, tanto al chilo e via. La questione, okay, è che questo vaccino non, non ha nessuna sicurezza della durata nel tempo, certo, perché lo già lo vediamo in Inghilterra e in Israele, certo, dove stanno divampando, anzi, i casi più velocemente, certo, vaccini una popolazione, più crei una pressione genetica sul virus che tenderà a fare una mutazione proprio, esatto, sulla proteina. Mm-hmm. Lo si racconta nei libri di immunologia, esatto, non si vaccina quando durante c'è una un pandemia in quel modo, sì, magari, sì, dai il plasma, allora lì si protegge, certo, le persone che si stanno ammalando, sì, sì, ma chiaro, non fai un vaccino nel picco perché, chiaro, spinge alla mutazione virale. Ecco, una cosa questa, io non ho studiato medicina, lei sì, e diversi medici che io conosco mi confermano questo, ovvero che nei libri di medicina c'è scritto che durante una pandemia non si vaccina. È vero? È così? Cioè, è la prassi è questa. Allora, sì, la domanda è, se è così, perché ma infatti viene l'influenza la fai quando il vaccino? Sì, quando a ottobre, novembre, esatto, non lo fai a dicembre, gennaio. Esatto. Ma allora perché viene fatto contravvenendo? Se la risposta è scomoda non la dia, ci penso io. Perché viene fatta questa cosa contravvenendo ai principi base della medicina? Alla storia della medicina. Perché ma si me fa? Lo chiedo anch'io. Ok, io basta. Come medico. Allora si è già risposto. Allora perché ai nostri spettatori diciamo, domandatevi perché c'è qualcosa che non va. Assolutamente. Perché se tutti non i medici è logico, non è scientifico. Esatto. E quindi se lo volete fare, datemi uno studio scientifico, perfetto, che dimostra qualcosa. Che se non l'avete, non allora ve le porto io o magari ci sono che dimostra un sacco che di invece libri non si fa, esatto, che non si fa. Bene, torniamo a noi. Allora, quindi, in altre parole, io ho un caso personale, conosco un paio di persone, una in Russia, così sappiamo anche che vaccino ha fatto, e una in Italia, che si sono vaccinate e che nell'arco di pochi giorni hanno immediatamente sviluppato la malattia, tra l'altro contagiando tutte le persone che vivevano in casa, perché il contagio è avvenuto prima dei sintomi, quindi si sono subito ammalate, subito sono diventate contagiose, immediatamente hanno contagiato i loro familiari e poi si sono ammalate. Sono per fortuna tutte vive, stanno bene, però insomma hanno avuto febbre 40 pesante e così via, eccetera. Per fortuna erano persone giovani, sono persone giovani, quindi non con patologie, per cui sono immediatamente guarite. Però dico, quindi questo problema c'è, nel senso che, ecco, un altro punto fondamentale che le volevo chiedere, che è un dibattito importantissimo. Io parlando con le persone ho chiesto loro, no? Penso che l'abbia fatto anche lei, ma tu perché vuoi vaccinarti quando non sei un soggetto a rischio? La risposta che mi viene data nel 90% dei casi è come atto di responsabilità verso la società. Allora io, nella mia modesta ignoranza, faccio una domanda. Dico, scusami, ma tu, il bugiardino, il libretto di istruzioni del tuo pseudo vaccino, l'hai letto? No! Ok, dico, a parte che hai firmato che l'hai letto, comunque vabbè. Nel libricino c'è scritto che questi preparati non proteggono dal contagio, cioè semplicemente, come ci spiegava lei, dottore, riducono o potrebbero ridurre il rischio di una patologia grave per alcune tipologie di virus. Ok? È giusto? È corretto? Giusto. Quindi non proteggono in nessun modo dal contagio. Cioè, se io, come dire, mi metto la mano nell'occhio o in bocca e tocco qualcosa, io contagio esattamente come tutti gli altri, poi forse non mi ammalo e forse non mi ammalo gravemente, ma sono contagioso esattamente come tutti gli altri. È così? Allora, è difficile dire. Mm-hmm. Sicuramente le persone che ricevono il vaccino fanno una reazione come se ci fosse tutto il virus. Sì, come è successo ai miei amici. E qui, mm-hmm, esatto. Dico anche una cosa in più, se
l'infezione arriva dalle vie aeree, come mm-hmm. sostanzialmente si sa che è il SARS-CoV-2, mi mm-hmm. tocco il naso, i bronchi, mm-hmm. o polmone. Se io mi inoculo la proteina S, va a superare le barriere naturali di difesa delle vie aeree. Ok. Quindi va già nel muscolo. Entra nell'organismo. E tendenzialmente già nei vasi sanguigni, dove la proteina S esercita il suo effetto infiammatorio. Mm-hmm. Quindi quello che si è visto è che gente dopo il vaccino mm-hmm. può avere anche queste iperreazioni, sì. dove a livello vascolare c'è già un'infiammazione, delle infiammazioni endoteliali, che sono la base delle malattie cardiovascolari. Mm-hmm. Sì, questo e famoso... arrivano, succedono, nascono sì. poi delle reazioni in cui il sangue, per esempio coagula, fa sì. trombosi. Esatto. La gente può fare ictus, la gente può fare problematiche. Beh, ci sono stati certo, infarti, decine di migliaia di casi. Certo, è chiaro che poi dopo è sempre difficile dire. No? Quando la gente si ammala mm-hmm. di uno stato influenzale, allora, e poi magari decede, allora si tende a dire sì, è stato il SARS-CoV-2. Sì, e se invece era positivo. Ha preso Ma il se vaccino. Adesso ha fatto il vaccino... E muore di infarti. Cioè, miocardite, ho sentito parlare della miocardite. Ma ci sono malattie neurologiche, malattie sì. ematologiche. Autoimmuni che ancora non abbiamo che non lo verificato. Sappiamo, ma sì. poi io ho avuto diverse persone che hanno avuto dei peggioramenti dei loro sintomi dopo il vaccino. Mm-hmm, è mm-hmm. chiaro che avevano già una malattia preesistente. Certo, per carità. Però... Ed è difficile dire adesso il vaccino è davvero peggiorato, sì o no. Sì, però diversi ragazzi sì. sono morti. E certo, ne abbiamo, sono finiti sui giornali, soprattutto... In Italia è stato molto pubblicato. Sì, perché diciamo hanno così, pompato per la vaccinazione per i giovani. Avvenimenti. In Svizzera sì. si nasconde un pochino, ma anche qua i problemi li abbiamo. Mm-hmm. Gente che finisce sana, è vero che adesso faccio un esempio, una persona di 70 anni sana, non ha avuto niente, dopo il vaccino ha una malattia leucemica. È chiaro che... A 70 anni. A 70 anni. Ci può stare, ha iniziato a sanguinare, aveva le piastrine bassissime, è finito a Zurigo. Papà di un mio amico, nessuno che ha segnalato, perché poi è questa la questione. Perché questa non persona, è obbligatorio. Questa persona ha avuto una malattia, è chiaro che nessuno sa se c'entra o meno il vaccino, però se lo Stato si mm-hmm. prende, perché non c'è le ditte farmaceutiche stanno facendo i loro studi di fase 3 mm-hmm. fino al 2023, certo. e in uno studio clinico di fase 3 tutto ciò che succede dopo la vaccinazione per una serie di tempo... Dovrebbe essere... Deve essere protocollato. Per Ma non vedere... succede però, perché non è obbligatorio. La questione è che questo farmaco, o diciamo così, o terapia igienica, o vaccino, è sul mercato prima sì. che finisce la fase 3, che è il 2023. Mm-hmm. Lo Stato si è assunto la responsabilità di diffonderlo, di usarlo, mm-hmm. di consigliarlo, a volte di anche promuoverlo. Di obbligarlo, sì, perché sì. qualcuno poi lo minaccia pure. Mm-hmm. O se non lo minaccia. In Italia è obbligatorio no? in alcuni situazioni. Ecco, in certe situazioni sì. se non lo fai vieni ricevi magari sì, anche delle situazioni di mobbing, ecco, sì, sì. fino al licenziamento, licenziato. Fino a, anche alle, diciamo così, al ricatto, mm-hmm. quei meccanismi che arrivano sui giornali, quei ricatti. Sì. Chi non è vaccinato non può, non sì. può far questo, non può far l'altro. Quando non c'è sicurezza che neanche i vaccinati durano questi effetti nel tempo certo. e che non sono comunque pericolosi. Vediamo cosa sta succedendo a Israele, certo. che sono stati vaccinati oltre il 60% della popolazione con due vaccini. Torna a salire. Quindi l'Inghilterra uguale. Dobbiamo prendere un attimo le distanze da questa propaganda, perché questa è una propaganda. Propaganda, certo. È una propaganda vaccinistica che tutti gli stati, chissà perché tutti, stanno facendo. Mm-hmm, quasi, quindi, tutti, sì. quasi tutti. Cioè, quelli qualcuno... in Africa che hanno provato a non farlo sono stati uccisi. Tutti i presidenti africani. Però non vorrei andare. No, no, vabbè. Beh, sono solo coincidenze. Sono coincidenze. Si sono ammalati improvvisamente. Allora, però... perdonate, è vero, scusate, non abbiamo le prove che siano no. stati uccisi. Però un paio di presidenti, mi pare uno in Tanzania e l'altro non mi ricordo in Nicaragua, non mi ricordo in quale in Sud America, anche il Madagascar ha sì, detto ecco, esatto. che non vogliono l'OMS, ci sono stati nazione, tutti sì. quelli che si sono opposti purtroppo si sono ammalati improvvisamente e sono morti. Dopo sono coincidenze terribili, devastanti purtroppo. Okay. La questione è che se lo Stato si assume la responsabilità di questo di questa propaganda vaccinale con tutto quello che sono le istituzioni che la promuovono fino ai medici, allora si deve assumere
Di conseguenza. Anche di conseguenza, quell'onere di, uno, informare la gente, dire che non è finito ancora lo studio e ti informo e firmi un consenso, certo, che qualcuno ti ha spiegato cosa stai facendo, non viene fatto. No, non viene fatto. Chiaro. E secondo, creare una sorveglianza attiva. Su attiva tutti vuol dire che per un mese, per tre mesi, io non so quanto lo vuoi fare. Qualcuno che ti telefona e controlla. No? Come stai? Ma più che altro è tutto ciò che succede se la persona ha delle malattie dopo il vaccino, qualsiasi, viene scritta, ha fatto una leucemia. Perché almeno puoi confrontare con i non vaccinati. E lì, dopo tre, sei mesi, ti accorgi se ci sono realmente tanti effetti collaterali. Ci sono studi che hanno fatto la sorveglianza attiva e hanno numeri nettamente maggiori che le sorveglianze in cui... diciamo così, tutto dice che la reazione avversa grave magari 1 su 100.000. Certo, non è no, vero. No, no. Io mi sono permesso di fare, dottore, mi sono permesso di fare un piccolo esercizio, no? Statistico. E ho, cosa ho fatto? Ho fatto una semplicissima operazione matematica che chiunque abbia internet può andare a fare da sé. Ho preso i cittadini, gli abitanti della Terra totali e i morti totali accertati di SARS-CoV-2. Sì, diciamo che sono morti di Covid-19, della malattia. E ho calcolato la percentuale di morti sulla popolazione totale, che è dello 0,0014%. Tre zeri, ricordatevi, tre zeri, ok? Tre zeri, poi 14. Poi ho preso accertati dagli Stati Uniti, quindi non stiamo parlando di un governo diciamo anticomplottista, ma proprio complottista doc. Abbiamo preso i dati tra numero di morti, non patologie gravi, morti, cioè persone morte, decedute, ok? Non che uno ha fatto un ictus per rimasto paralizzato, morti, rispetto ai vaccinati totali degli Stati Uniti. Ho preso gli Stati Uniti perché è l'unico paese che ha dei dati certi e gli altri hanno tutti dati un po' strambi. Gli Stati Uniti hanno dei dati precisi, loro lavorano con dei sistemi, sono molto, molto schematici, hanno preso in esame tutti i morti entro 15 giorni dalla vaccinazione, insomma, quindi proprio anche un periodo abbastanza ristretto. La percentuale dei morti, cioè l'indice di mortalità tra i vaccinati, è dello 0,003, cioè due zeri, tre, vuol dire circa 30 volte di più. Vuol dire che una persona che, immaginiamo solo negli Stati Uniti, decide di vaccinarsi, corre un rischio 30 volte più alto di morire per il vaccino rispetto a quello che correrebbe lasciandosi ammalare. Attenzione, le statistiche dei morti sono viziate dal fatto che per i primi 10 mesi la gente non è stata curata in modo corretto. Se rifacessimo il conto adesso dei morti, ora che per fortuna ci sono tanti medici come lei, bravi, che stanno cercando di fare di testa propria, probabilmente quello 0,0014 sarebbe con 4 o forse 5 zeri prima del 14. Allora, io penso che due osservazioni su questo. Confrontare il mondo con tutto delle persone morte, c'è dietro sicuramente qualcosa che non è corretto. Come posso dire, si rischia di falsare, perché i dati, diciamo, di popolazioni africane, eccetera, anche lì ho guardato, questo era il mese di novembre, era veramente molto strano. In Africa, eccetera, la mortalità era bassissima. Tutta la mortalità, per esempio, era in Europa, addirittura, quindi è ancora quindi, meglio. Tendenzialmente si va ad abbassare quel numero un po' troppo, perché dire che c'è il rischio 30 volte di più di morire per il vaccino non è corretto. Quindi c'è uno studio che è uscito 300 adesso. Volte di più? No, è che nella, diciamo così, la situazione è arrivata molto in Occidente, l'Occidente che ha sofferto, Occidente intendo Europa, America, poi è vero che succede, è successo ovunque, ma nelle città occidentali il problema si è manifestato molto più intensamente. Ma il problema della malattia? Il problema della malattia. Ok, quindi se bisognerebbe confrontare i morti americani, diciamo della SARS, con la popolazione, e i vaccinati deceduti con la popolazione vaccinata. C'è uno studio che ha fatto questo, è appena uscito alla fine di giugno, che mostra, è stata fatta un'analisi
veramente ben fatta, che mostra che per prevenire, poi i numeri sono questi, 0,0 qualcosa, ma per prevenire, diciamo così, 3 morti dalla malattia, accetti 2 morti da vaccino. Questa è la proporzione. Quindi tu con la malattia e la vaccinazione, cioè, si salva una riesci persona. Esattamente, per 3 morti dalla malattia uccidi 2 persone col vaccino. E quindi questo studio ti dice, guardate che forse tutti i governi devono rivedere la loro politica. Direi. Perché c'è qualcosa che non va. Non c'è, come posso dire... Quindi allora quello che hai detto io non è 30 volte di più, è 300 volte di più. Un po' di meno, perché circa 3 volte. Cioè, comunque, senso, insomma, è un numero sempre preoccupante. Dopo si può analizzare queste cose, però sì. Fatto sta che dopo si possono analizzare una serie di numeri anche con la statistica, però ecco, questo è uno studio scientifico uscito recentissimamente a fine di giugno che dice questo. Poi metteremo il link magari volentieri, nell'articolo. Sì. Okay. Glielo passo. Sì. E questo ci dice... che forse il vaccino non è la soluzione, certo. Ma anche tutti gli altri dubbi che abbiamo avanzato ci fanno dire che ipoteticamente questo vaccino è destinato forse solo per una parte di persone, quelli più fragili, quelli magari istituzionalizzati, chiaro. Ma non per tutti, perché la gente può essere curata con quello che abbiamo detto. E rispetto alla mia domanda di prima, io le avevo chiesto, cioè vorrei la conferma da lei circa la contagiosità potenziale dei cosiddetti vaccinati, perché ho visto che molti vaccinati pubblicano sui social delle specie di piccoli piedistalli con scritto sono fiero di essermi vaccinato. A me, insisto che per me il vaccino è un atto egoistico, non è un atto diciamo altruistico, perché evidentemente, e ovviamente adesso sono sicuro, posso viaggiare, posso circolare. Come dire, sono finalmente un cittadino libero di muovermi. La domanda è così? No. Allora diciamolo ai vaccinati. Vediamo che comunque i tamponi spesso poi ce l'hai bisogno. Adesso si sta cercando di organizzare il post vaccino. Quindi si parla del Green Pass, sì, lo mettiamo, no, lo mettiamo. Ci sono nazioni che lo tolgono. Covid Pass. Esatto. Sì. Che green però... vuol dire che sei ecologico. Sì, dopo lo usano per incentivare. Lo chiamano green, ma non c'entra niente. Insomma. Esatto, green perché... Green perché puoi andare? No? Ok. Quindi questo concetto va un attimo a lavorare sul concetto della libertà. Non è possibile che tu provochi le persone a dire mi vaccino per la libertà. Perché se uno non si vaccina cosa succede? Non è più libero. Non esce più da casa. O vedevo... ieri forse che è uscito un articolo in Italia che il dottor Bassetti dice il prossimo autunno forse i lockdown li faremo solo per i non vaccinati. Fantastico. Quindi cominciano già a mettere vaccinati contro non vaccinati, certo, si gioca su questo meccanismo di rispetto eccetera. Il Ruanda ci insegna qualcosa, perché lì hanno fatto la stessa cosa, hanno messo gli Hutu contro i Tutsi semplicemente creando due, laddove non c'erano, creando sui documenti una differenza, diciamo, etnica immaginaria, perché uno erano quelli belli, l'altro quelli brutti. Tu immagini, tu c'hai una carta d'identità in cui c'è scritto che sei brutto, prima o poi cercherai di far valere le tue ragioni, giusto? Quindi si crea una guerra civile, lì sono morte 800.000 persone in pochi mesi. Sì, non dobbiamo andare in Ruanda. Ma si potrebbe arrivare certe a quello. Certe cose le abbiamo già fatte qua in Europa, marchiando le persone in un abbiamo certo avuto modo. Il pass, il lascia passare anche qualche quindi tempo fa. Questi meccanismi tornano in certi aspetti. Quindi uno dice, ma che cos'è tutto questo? È chiaro che poi uno può farsi delle domande ulteriori. Chi è che sta forzando la comunicazione? Perché poi è una forzatura di comunicazione. Si arriva mediaticamente a incidere e a creare queste differenze, a far sì che chi è vaccinato controlla chi non è vaccinato. E quindi si mette la popolazione contro. E quando questi meccanismi partono, e lo insegna molto bene anche la storia,
che è avvenuta in Germania negli anni 30-40, quando partono queste cose, poi non sono più controllabili. Sì, esatto, è successo recentemente. E questi aspetti, secondo me, fanno paura. E allora dici, ma perché sta succedendo? Chi sta manipolando questa informazione ascientifica? Poi ognuno si darà la sua risposta, però io dico, informatemi. C'è qualcosa che non quadra, non è scientifico, non è logico tutto quello che sta succedendo. C'è una speranza però. E se, ora io lo dico, è una speranza macabra. Cioè sostanzialmente l'unico modo, mi sembra di capire, efficace per uscire da questa situazione è che questa pletora di vaccinati soffra, tra virgolette, delle conseguenze che possono essere l'inefficacia, quindi scoprire che alla fine hanno fatto il vaccino, qualcuno è stato anche male e non è servito a niente perché si riammalano anche loro, o non ce lo auguriamo, l'ultima cosa che vorremmo nel mondo, ma da un punto di vista potrebbe essere uno degli strumenti che faccia aprire gli occhi alle persone, è che quando alla terza ondata dovesse arrivare, terza o quarta che sia, qualche variante che purtroppo genera questa tempesta citochimica che noi vorremmo che non ci fosse. Oppure semplicemente che è resistente dal vaccino. Cioè che... Sì, no, ho detto, o si riammala e va bene così, o si ammala gravemente nonostante il vaccino, forse questo potrebbe, come dire, far scattare anche nelle menti più ostili qualche, anche se qualcuno invece sostiene quello che dice lei, che in realtà i media sono già pronti per far passare il messaggio che è colpa dei non vaccinati se quei poveracci si sono riammalati, perché la variante delta, gamma, epsilon, teta, iota è entrata in funzione a causa dei non vaccinati che hanno portato questa variante. Cioè. Temo quindi che questo è, uno scenario possibile. Uno scenario che verrà usato. Allora io credo che... Lanciamo un messaggio conclusivo. Dopo un anno e mezzo, direi quasi, di isteria. Io dico isteria perché altra logicamente, non è. Razionalmente, scientificamente ci sono tutta una serie di elementi che ci fanno dire questa malattia la gestiamo. Basta smettere di fare tamponi, basta curare subito i propri pazienti e basta secondo me anche vaccinare, se non lasciarlo a una serie di persone, certo, che magari rischio, hanno anche già bassissimi flussi. Chiaro. Perché non si muovono, sono magari in casa per anziani, sono in casa e quindi li proteggiamo così, e quindi da quel punto di vista ci può anche stare, la malattia la controlliamo così. La questione è che dopo un anno e mezzo credo che chi ha capito ha capito, chi ha voluto e ha avuto la possibilità di informarsi guardando tutta una serie di informazioni che arriva da diversi canali ha capito, chi non ha capito al momento è dentro lì, chiuso. E finché non ci sbatte il grugno. E credo che è anche veramente difficile riuscire a pensare che la giustizia metterà a posto in breve tempo le cose. Anche se ci sono tante avvocati, persone, c'è un'associazione Norimberga 2 che stanno cercando di far emergere tutto, ma forse come una narrazione dietro c'è una volontà a non far uscire niente. Chiaro. Quindi i magistrati, è difficile trovare quel magistrato, quel tribunale che poi porta in avanti un'azione. A tal proposito, lei prima della nostra intervista mi raccontava di un'iniziativa che state lanciando. Esatto. Ne vuol parlare al nostro pubblico? Sì, molto volentieri, perché credo che queste cose stanno arrivando un po' ovunque. Ci sono tutta una serie di organizzazioni, associazioni che stanno cercando di raggruppare le persone che hanno capito. E quindi, visto che qui in Ticino, quello che mi è successo personalmente, e che vuol dire ti mettono un bavaglio sulla bocca e sei quello non vaccinato, novax, complottista, eccetera, ti mettono queste etichette, io ho sempre detto, io sono solo critico, non voglio mai nessuna etichetta, però ci sono tante persone come me che sono critiche, che fanno fatica oggi a esprimere la loro criticità perché vengono attaccate con quei immediatamente. Allora dico, ok, allora bisogna associarsi anche qui. E il Ticino
sicuramente da solo non è che può fare chissà cosa, però dobbiamo almeno unirci. Per questo abbiamo creato un'associazione che stiamo lanciando, nei prossimi giorni la mediatizziamo, abbiamo già fatto alcuni test, per esempio sui miei social, si chiama Arca21. Che è Arca21. Esatto, Arca. Il sito? Arca21.ch. Arca vuol dire associazione per una responsabilità e una cooperazione attiva. Ok. Arca poi al simbolismo, no, di accogliere, il concetto di salvezza di anche. E 21, vabbè, il 2021, questa è un po' l'idea. E su questa piattaforma, perché stiamo creando una piattaforma dove la gente può comunicare, può trovare gente che la pensa come te, si possono condividere informazioni. E anche trovare, per esempio, dei medici che... Esatto, e quello, il nostro intento è quello di creare una rete di medici che ti cura, come per esempio in Italia abbiamo citato Ippocrate.org, sì. Anche qui, che ti cura in un certo modo. Ok, che ti cura. Che ti accoglie e ti sostiene in quello che ipoteticamente non è solo la malattia del Covid, sì, ma tutto. Certo. No, perché oggi come oggi sta degenerando la relazione medico-paziente. E la relazione tra le persone. Ho sentito di quelle cose, no? Durante queste chiusure degli ospedali, i parenti non possono entrare, gente che comunque ha altri problemi, che deve essere operata, che magari il chirurgo deve parlare solo al telefono, ci sono cose delicate, no? Non può entrare, allora esco io fuori dal pronto soccorso a parlare con i parenti, ma cose aberranti. Aberranti ne ho sentite, no? Dove i figli, i parenti di una persona che magari sta male hanno delle difficoltà a comunicare con i medici perché al telefono non risponde. E cioè, chissà quanti morti ci sono stati di persone che non si sono operate, che non si sono curate. E questi certo, magari chissà in quale statistica finiscono. Certo. Per questo che in questa associazione vogliamo dare questo sostegno medico. L'altra parte è costruire qualcosa di legale, costruire una rete alimentare, perché io posso difendermi da malattie, da un virus, da un batterio, se mangio bene, se mangio, scusate la parola, merda, perché sì, purtroppo oggi junk food. Esatto, l'industrializzazione del cibo, certo, ma anche la coltivazione del cibo, l'allevamento, ahimè, sì, la qualità di certe sostanze è poverissima, non abbiamo più microelementi, non abbiamo vitamine, e se manca tutto questo, noi ci indeboliamo. Se manca la vitamina D, siamo deboli, certo, a livello neuromuscolare, muscolo scheletrico, immunitario. Se mancano tanti microelementi, non siamo più efficienti, per esempio lo zinco, il magnesio, e certe sindromi post-COVID di gente che è stata magari settimane in ospedale, intubato, in cure intensive, quando esce è devastato. Gente che non si alza più. Conosco dalla persone, sedia. Sì, sì, sì. Ma queste persone possono essere facilmente, non lo faccio io perché non sono specialista, ma conosco dei medici, recuperate, per esempio a Bergamo, dove con due o tre infusioni di cose giuste, vuol dire la vitamina B5, che è sostanzialmente il promotore della riattivazione della funzione mitocondriale, la vitamina B1, il magnesio, rimettono in piedi la gente. Allora, se queste nozioni, che non sono biochimiche, certo, di base, io, chiaro, sul mio canale YouTube c'è un'intervista a questo medico che è il dottor Alebardi di Bergamo, dove lui lavora da tanti anni senza seguire totalmente i protocolli, ma con quello che è la sua conoscenza enorme. Si chiama approccio olistico, qualcosa del genere? Certo, sì, certo. Okay. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che possiamo già reintrodurre mangiando le cose giuste. Quindi siamo anche in contatto con persone che questa rete la stanno già costruendo, e offrirla a chi è poi associato, perché è da lì che inizi a proteggerti. Bene. E poi l'idea è anche poi di creare degli ecosistemi anche finanziari. Troveremo un ospedale dove ci si può curare e visitare i pazienti. Però sicuramente anticipare tutto quello che può essere poi che porta la gente in un ospedale, perché la gente oggi ha anche paura di andare all'ospedale. Chiaro. Quindi se riusciamo a dare tranquillità, a far capire certe cose, a stimolare la gente a unirsi anche per la creatività di nuove idee, di nuovi sostegni, stiamo anche pensando a una parte educativa per i bambini, perché la questione è che se io voglio mandare i miei bambini, quello a scuola, merita una puntata a parte. I bambini, certo, stiamo ci vuole creando una puntata anche l'idea a parte di fare qualcosa in questa, sì, direzione. Sì. Prossimo appuntamento sarà dedicato a questo, perché l'impatto devastante che questo panico, quando vedo i bambini con la mascherina, io sto male.
veramente E una soffrono. delle mie motivazioni L'idea dei principali, genitori, io ho dei vedere i bimbi, bambini con le cioè, a mascherine. parte che i miei bimbi sanno bene che cos'è il tutto, Sì, chiaro. però faccio questo anche per i nostri figli, Beh. perché che mondo gli lasciamo? Cioè, bisogna cercare di fare Ok, un allora cambiamento. concludiamo perché ci siamo veramente dilungati parecchio su questi argomenti. E allora ringraziamo il dottor Astinelli Grazie. per averci risposto a queste mille domande. E in sintesi, come possiamo concludere? Allora, possiamo concludere in questo modo. Primo, cercate, come dire, ricercate informazioni, non solo dai media mainstream, non solo da noi. Cercate di informarvi, di ragionare con la vostra testa. Ponetevi le domande che ci siamo posti insieme anche durante questo programma. E se il vostro dottore non risponde attivamente e se non vi sembra che abbia quel rigore scientifico che il giuramento che ha fatto impone, quindi il rispetto di una deontologia e non stabilisca un corretto rapporto medico-paziente, cambiate dottore, eventualmente contatterete questa o altre associazioni di dottori che in qualche modo ascoltano il paziente, cercano di dare una risposta individuale a quello che ognuno di noi, che è diverso, ha. Domandatevi se veramente volete correre questo rischio, se vi serve correre questo rischio del vaccino, ammesso e non concesso che funzioni. Parlatene con un dottore che si pone le stesse domande insieme a voi, che vi pone queste domande. Diffidate sicuramente dalla propaganda. Come si riconosce la propaganda? La propaganda è semplice, è propaganda, quella che viene da qualcuno che ha un interesse a che voi facciate qualcosa. Nel caso in cui un dottore chiaramente non ha nessun interesse e vi propone una via che non lo fa arricchire, ma che tutela la vostra salute, è più probabile che stia facendo il vostro interesse. Quindi il nostro messaggio è, come dire, accendete il cervello. E tenete sotto, come dire, aumentate la vostra consapevolezza, riducendo il livello di stress e con coraggio tutelate i vostri diritti, perché ognuno di noi in Svizzera, nei nostri paesi vicini, ha una Costituzione che prevede alcuni diritti che per quasi 2 anni sono stati violati, come se fossimo in guerra, ma la guerra non è contro la malattia, non è contro il virus, la guerra è contro chi con buona probabilità ha un motivo, non sappiamo ancora bene quale, per, come dire, controllarci, riorganizzarci e qualcuno sostiene, e io ho visto un video di qualche anno fa di un signore che ha fatto una conferenza, in merito a questo, di ridurre la popolazione mondiale perché effettivamente siamo troppi e in Europa anche troppo vecchi e quindi questo non va bene per il funzionamento economico. Speriamo che non sia così, ma a giudicare dai fatti sembrerebbe proprio plausibile questa ipotesi. Da La 4 Ticino Web TV è tutto. Grazie dottore, alla prossima puntata. Libero pensiero.